A Cremona fare i puntati sulle criticità che attanagliano i lavoratori, dalla scarsità salariale al precariato, su cui incide la difficoltà cronica che investe moltissimi cittadini a rinnovare il proprio contratto, se non al ribasso. Specialmente nella provincia di Cremona la principale sofferenza ai lavoratori oggi è sicuramente quella di tipo economico, eh, non solo, ma la principale. Sono anni che... Quasi tutte le categorie non riescono a rinnovare i contratti collettivi nazionali e quando si rinnovano sono rinnovati sempre a ribasso e eh, addirittura con il rischio di perdere alcuni diritti acquisiti nel tempo. Eh, quindi il problema principale è sicuramente rinnovare i contratti nazionali di lavoro recuperando seriamente, veramente, il potere d'acquisto. Questo è sicuramente in questo momento il principale problema che le donne e gli uomini del nostro Paese e anche della nostra provincia eh, stanno vivendo. Sebbene il problema sia trasversale, alcune categorie professionali ne soffrono più di altre. Ci sono alcuni settori dove è particolarmente grave il problema del recupero inflattivo e degli stipendi troppo bassi. E mi viene da pensare da dire in primo luogo per quanto riguarda tutto il settore degli appalti, il settore della vigilanza, il settore del pulimento, in quest'ultimo caso poi che vede la presenza particolarmente importante, drammaticamente importante, dei part-time involontari femminili con lavori... Ehm, Sottopagati, sottopagati e, e che quindi non danno, cioè non ti consentono di arrivare nemmeno la terza settimana del mese. Non sono frasi fatte, sono realtà. A me è capitato di vedere perché mi veniva consegnato ehm, qualche estratto conto e io devo dire la verità, mi sono sentita in assoluto imbarazzo. Questi ed altri temi saranno al centro dello sciopero che si svolgerà domani a Cremona.